Una mostra di quadri ed una conferenza sul Romanino sono i due appuntamenti proposti dal comandante della base logistica militare di Jedolo, il tenente colonnello Leonardo Mucciacciaro, perché la caserma è parte integrante del territorio e lo ha fatto in un momento particolare dell'anno, quando numerose famiglie di militari sono a Jedolo per la loro vacanza. Non è che siamo una guarnigione chiusa e quindi viviamo di noi stessi, siamo aperti sia per attività addestrative e sia per attività del benessere personale. Per cui in funzione di questa logica ci apriamo anche al mondo esterno facendo conoscere ai nostri ospiti quelle che sono le peculiarità del territorio, le bellezze del territorio. E quindi anche la conoscenza di artisti dell'arte che vive in questi posti. I militari sono del territorio e nel territorio, pertanto è mia intenzione unirli ancora di più al territorio con queste attività. In questo periodo i locali del piano rialzato dalla caserma ospitano la mostra di quadri di Lucia Anessi, pittrice scomparsa, il cui stile personalissimo viene così commentato dalla figlia Fabiana Pacifico, curatrice della mostra. Mia madre ha sempre dipinto con spatola, ha frequentato Brera, è stata allieva di Repossi, quindi di un bresciano, ma la sua pittura è espressiva, direi immediata, direi sempre e comunque a contatto con la natura. Le famiglie dei militari in vacanza presso la base logistica di Jedolo hanno potuto anche ascoltare una raffinata conferenza su Gerolamo Romani, detto Romanino, notissimo a New York ma poco noto in alcune regioni italiane. L'obiettivo sarà proprio quello di cercare di far capire l'importanza di questo pittore che tra l'altro invece all'estero è molto apprezzato e che alcuni dei suoi quadri sono conservati in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, alla National Gallery a Londra. Quindi cercare di far capire anche l'importanza di questo pittore sì locale, ma un pittore comunque di rilevanza nazionale, per certi aspetti adesso diventato anche di rilevanza internazionale. Nel 2017 c'è un programma particolare, c'è qualche iniziativa particolare che lei ha ideato per questo luogo? Sono in programma, fra questi è quello di portare in questo luogo, che è sede storica degli Alpini, il museo del gruppo Alpini di Jedolo. Dunque il 2017 sarà l'anno delle novità anche per questa storica struttura. Il Museo del Battaglione Jedolo, attualmente patrimonio del gruppo Alpini della cittadina, diventerà così il punto di riferimento anche per l'Associazione Nazionale Alpini e per gli ex dell'Jedolo.